Matteo, verrai con me a Garmagnate per la recensione delle Zoom Gravity? No. Ciao ragazzi, stamattina vado da Andrea Sofentini, il famoso podista amatore, vincitore di 50 volte del Giro del Varesotto. Con Andrea cercheremo di raccontare le Nike Zoom Gravity. Zoom Gravity sono state lanciate a luglio assieme alle altre scarpe premium dell'azienda americana. Sono state lanciate in sordina, sono le scarpe entry level di Nike. Vediamo assieme ad Andrea Soffiettini come si sono comportate nella corsa. Sono scarpe dal peso di 220 grammi, sono molto reattive, anche se Andrea ritiene che non lo siano più di tanto. Sono sicuramente secche, non sono assolutamente ammortizzate. Sono scarpe relativamente strette, soprattutto sull'avampiede, utilizzano una tomaia simil Vaporweave, anche se il materiale è sicuramente più plasticoso. Purtroppo, non essendo la tomaia molto elasticizzata, noterete che lo spazio sull'avampiede è veramente limitato. Dal nostro punto di vista il piede risulterà davvero bloccato, il tallone si estende verso l'esterno maggiormente rispetto alle sorelle maggiori. Il battistrada è particolarmente diverso rispetto agli altri modelli del 2019. Nike ha introdotto una quantità generosa di gomma sull'avampiede e questo porta la scarpa ad essere utilizzata anche in condizioni estreme. Ovviamente non abbiamo potuto testarla con la pioggia perché non c'è stata in questi giorni. Pensiamo che la costruzione con questo tipo di battistrada vi consentirà di correre anche in condizioni disagiate. La parte relativa alla suola è spiegata in dettaglio sul sito con dovizia di foto e particolari. Noi vi lasciamo ad Andrea Sofientini che vi spiegherà in sintesi, qual è stato il comportamento della corsa? Ma come pensi, Andrea, di contribuire per il canale? Guarda, sicuramente non sui piani alimentari, però ti darò una grandissima mano sulle scarpe e ne recensiremo il più possibile quest'anno. E quali sono i tuoi obiettivi di quest'anno? Guarda, il sogno è fare sotto i 30, sotto i 30 sui 10.000 e fare il personale sulla mezza. Cosa ne pensi, Andrea, di queste scarpe? Bah, che dire, sicuramente nell'offerta di Nike si piazzano nel livello più basso, ma per il prezzo che hanno, secondo me ne vale davvero la pena provarle. A ritmi forti, forti non le consiglierei, sui ritmi del medio invece secondo me potrebbero fare la loro figura. A che scarpe le paragoni? È difficile dire in casa Nike, forse al primo paio di Zoom Fly,
e forse a un paio di Boston vecchio stampo. Sicuramente non sono morbidissime, non sono come le Vapor, ma neanche come le ultime Zoomfly. A chi sono adatte secondo te? Secondo me a qualsiasi amatore che deve fare ritmi sui 1000, medio o anche gare lunghe tipo mezza maratona, maratona. Sicuramente sono da provare prima. Andrea, qual è il prezzo a cui compreresti queste scarpe? 90-100 euro direi. Quali sono le due cose che ti sono piaciute di più delle scarpe? La suola sicuramente ha davvero un grip pazzesco, che poi il battistrada non è la suola. Qual è la cosa che ti è piaciuta di meno delle scarpe? Sono molto scariche nel tallone, sicuramente la misura non rispetta quella reale, prenderei mezzo numero in più. A chi le consiglieresti? In maratona non lo so se la consiglierei, forse chi va sulle 2,50. E se invece la persona avesse 30 euro in più, cosa gli consiglieresti? 30 euro in più, nettamente le Zoomfly 3 di Nike. Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, Ciao! alla prossima. Come ha detto Andrea, le Zoom Gravity ci hanno lasciato delle sensazioni particolarmente strane. Sono scarpe molto secche, sono scarpe sicuramente strette, sono scarpe adatte a correre in maniera intensa, ma non sono per tutti. Tutti mi chiedono, le consiglieresti a un amico? Direi di sì, la questione è a quale prezzo? A 100 euro, prezzo di listino? Sicuramente no, a 70 probabilmente no. Aspettiamo di vedere quali saranno i saldi offerti da Nike e anche da Running Warehouse per decidere se conviene acquistarle. A 70 euro ci sono scelte migliori, a 60 euro probabilmente questa è una scarpa che può fare la stagione, soprattutto per chi pensa di andare in pista. Qui concludiamo la recensione delle Nike Gravity, se avete commenti ovviamente sempre qua sotto e per la prossima recensione fateci sapere di cosa vorreste che parlassimo. Ciao, grazie e a presto! In mezza maratona a 47 anni, 48 anni. Guarda, aerobicamente sei un mostro, ti ho consigliato di fare ripetute lunghe in soglia e vedrai che ti serviranno molto.